Celebrato il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe a Fano, il sindaco Seri afferma è un momento di riflessione per non dimenticare e condannare ogni forma di violenza. Taglio del nastro a Valle Foglia per il nuovo depuratore garantirà acque più pulite lungo il fiume e il mare Adriatico. Nuova vita al Miralfiore, Belloni libera 60 pesci rossi nei laghetti dell'area protetta per un parco che sia sempre più di tutta la città. L'artista e l'astronauta al Carnevale di Fano arrivano e Michelangelo Pistoletto e Paolo Nespoli. Sabato sera torna la Notte dei Colori e domenica la seconda sfilata dei carri e mascherate in Viale Gramsci. Il San Costanzo Show torna al cinema con il nuovo film Non aprite quella sporta, al Politeama di Fano l'anteprima nazionale giovedì 16 febbraio. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV e benvenuti a Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV per un nuovo appuntamento con l'informazione locale. In primo piano le celebrazioni del giorno del ricordo. A Fano è stata depositata una corona d'alloro nell'atrio del comune con un momento di riflessione per commemorare le migliaia di persone morte nelle foibe. Allora sentiamo i particolari nel prossimo servizio curato da Simona Zonghetti. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Con queste parole, la legge 92 del 30 marzo 2004 istituisce il ricordo di uno degli avvenimenti più dolorosi della nostra storia contemporanea. Per non dimenticare, anche a Fano è stata rinnovata la memoria di questa tragedia con la deposizione di una corona d'alloro nell'atrio del municipio. Momenti, se volete, simbolici ma di grande valore, sono messaggi molto forti, perché purtroppo la storia ci ha insegnato che ci ha lasciato in eredità delle brutte pagine di storia e ci ha dimostrato che l'uomo è capace di grande bestialità, è una parola pesante ma vera, e di atrocità dove non c'è il rispetto della dignità della persona, dove il conflitto, la lotta, le epurazioni non possono essere tollerati. Allora questi momenti servono per riflettere, per non dimenticare, per condannare ogni forma di violenza e di guerra. Noi abbiamo una bella Costituzione che richiama in modo esplicito alla libertà, alla democrazia e contro ogni forma di guerra, e sono un elemento forte che appartiene alla nostra comunità, ma sappiamo anche che dobbiamo non fermarci soltanto alle parole, ma dobbiamo essere anche coerenti con i comportamenti. Ricordare queste vicende, ogni forma di memoria, sono fondamentali per essere e per fare la pace. Ecco, questo penso sia il messaggio più forte che da questi momenti, da queste cerimonie devono essere trasmessi. Presidente, questo è il primo momento di una serie di iniziative. Allora, sì, è un primo momento. Il prossimo si terrà il 15 di febbraio nella sala mediateca, dove ci sarà lo stesso un consiglio comunale monotematico sul tema sempre delle foibe e della giornata del ricordo. Ci sarà il professor Miletto che ci relazionerà sul suo libro, sempre in ricordo di questa giornata, di queste brutte pagine di storia italiana. È un evento in collaborazione anche con le scuole, perché è importante che questi fatti vengano portati a conoscenza ai giovani e che si crei una cultura diversa
nelle persone. Poligioni è una serie che è stata voluta e condivisa da tutti. Certamente, intanto noi l'abbiamo voluta perché la memoria deve essere una memoria condivisa, quindi la stele è proprio nel posto giusto, a fianco anche a quella dell'Olocausto. Noi nel 2020 abbiamo raccolto circa 400 firme per chiedere la stele per le foibe e abbiamo fatto una mozione presentata da Lucia Tarzi in Consiglio Comunale e che è servita ad avvalorare una decisione che poi è stata comune con l'amministrazione comunale. Quindi abbiamo raggiunto questo obiettivo, mi sembra giusto anche per ricordare coloro che hanno perso la vita in una situazione veramente disastrosa e veramente bruttissima. E ora ci spostiamo nel comune di Vallefoglia, dove questa mattina è stato inaugurato il nuovo depuratore a Montecchio. È stata definita la più grande operazione ecologica, igienico e ambientale sull'asta fluviale del fiume Foglia, taglio del nastro questa mattina per il nuovo depuratore di Montecchio, un impianto che raccoglie le acque reflue, urbane e industriali, provenienti dalla rete fognaria di una zona che comprende oltre 50.000 abitanti e circa 6.000 imprese. Il ciclo depurativo è costituito da una combinazione di più processi che rimuovono le sostanze inquinanti concentrandole sotto forma di fanghi per restituire all'ambiente le acque trattate e pulite, un'operazione fortemente voluta dal sindaco Palmiro Ucchielli che va a beneficio dell'intera vallata apportando un miglioramento significativo della qualità delle acque del fiume e di conseguenza del mare Adriatico. L'inaugurazione di questo depuratore, che è il secondo nell'asta fluviale del Foglia dopo Borgheria, è un'opera importante, storica direi, di questi 50 anni. Un grazie a Marche Multiservizi, al presidente, all'amministratore delegato, a tutti quelli che hanno lavorato, alle imprese che hanno lavorato per quest'opera. Nella programmazione, ma questo lo dirà poi il presidente di Marche Multiservizi, amministratore delegato, è prevista nell'assemblea dei sindaci, è prevista il presidente della provincia, un terzo depuratore di tutta l'asta fluviale che dovrebbe essere nell'area di Schieti, la parte alta del fiume Foglia. Il sindaco ha poi ricordato che questa inaugurazione arriva a distanza di poche settimane da quella del nuovo comune. A breve verrà tagliato il nastro anche per il nuovo teatro. L'ultima è il municipio, ma questa è altrettanto importante perché restituisce al territorio un impianto di depurazione, un investimento da 6 milioni, insomma un lavoro di squadra che oggi ha la sua conclusione. Le tariffe che vengono pagate dai cittadini, è bene ricordare, il 35% delle tariffe va proprio per la fognatura e la depurazione, non è solo acqua, quindi realizziamo queste opere che fanno una cosa molto importante. Nella brochure che stiamo distribuendo oggi, anche perché ci sono le scuole, usiamo un'espressione molto efficace, credo, la seconda vita dell'acqua, cioè il depuratore restituisce una seconda vita all'acqua, che è un elemento fondamentale per l'umanità, quindi è un'opera strategica. Quando c'è da mettere le basi per un futuro sostenibile, Marche Multiservizi è sempre pronta a lavorare con il territorio. L'opera, ha precisato il presidente Pierotti, consentirà di dismettere 4 depuratori, perseguendo l'obiettivo di Marche Multiservizi di avere invece più collettori sul territorio nell'ottica della sostenibilità. Collettori per collegare tutti gli impianti che vi dicevo che saranno chiusi, quelli di Monte Labatte, quello della Zella e quello di Molino Roggeri. Ci consentiranno, dicevo, di chiudere tutti questi, di collettare tutto qua a Montecchio. È un progetto comunque che ci consente di replicarlo anche in altri siti. Per esempio abbiamo un progetto che abbiamo presentato sia alla Regione sia anche ai Ministeri sull'Alta Valle del Foglia, perché vorremmo portare avanti l'idea di costruire un depuratore importante a Schieti e chiudere tutti i depuratori a monte e quindi collettare e depurare tutta la vallata. Presente questa mattina anche il presidente della provincia, Giuseppe Paolini. Riuscire a convogliare i reflui di 40.000 abitanti della media valle del Foglia in un unico punto, che poi va giù a Pesaro, a Borgheria, all'altro grosso depuratore, credo che sia una grossa conquista per il rispetto e la tutela dei territori e dei nostri fiumi, che essendo fiumi abbastanza corti, con poche portate d'acqua durante l'estate, meritano il massimo rispetto molto più del Po. Una nuova recinzione, un nuovo cancello, percorsi liberati e pompe riattivate. Continua il lavoro di sistemazione e valorizzazione del Parco Miralfiore a Pesaro.
un polmone verde di 23 ettari nel cuore della città, a cui crediamo molto sia dal punto di vista ambientale sia per la sua attrattività rivolta ai pesaresi e ai visitatori, ha commentato l'assessore all'operatività Enzo Belloni, che ieri ha liberato 60 pesci rossi nei laghetti dell'area protetta. L'obiettivo è quello di riaprire al pubblico questo spazio nel cuore della città per brevi visite settimanali che non disturbino troppo la fauna presente. Per farlo è necessario attendere la conclusione dei lavori del consorzio di bonifica sull'argine del fiume Foglia. Una volta terminati, ha spiegato Belloni, porteremo gli animali che ci hanno rubato, cioè oche e anatre, e rinforzeremo la flotta dei pesci nei laghetti. E sempre a Pesaro, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della cittadella del basket di Via Togliatti. Con i 4 milioni di euro finanziati dal PNRR si andrà a completare il primo piano dell'attuale piscina per poi realizzare una nuova palestra. Il PNRR diventa un'opportunità importante per i comuni, in questo caso Pesaro è riuscita ad intercettare tutti e tre i bandi, i cluster, così si chiamavano, del PNRR Sport. Un bando era finalizzato alla realizzazione di una nuova cittadella dello sport ed è quello che abbiamo ottenuto con la realizzazione e il completamento di quello che è l'impianto di ciclorotellistica, e quindi andremo a realizzare anche una serie di strutture di preparazione degli atleti, di arrampicata, e quindi uno spazio nuovo che nella località Torrazza di Pesaro. Il secondo cluster era quello che consentiva la riqualificazione di un impianto esistente ed interverremo in modo importante sul Diamante, sul Norberto Crinelli, lo stadio di baseball della città, e quindi anche sugli impianti sportivi, il campo da basket e da pallavolo, esattamente prospicienti allo stadio Norberto Crinelli. Il terzo cluster invece è l'intervento più importante in termini di risorse finanziarie intercettate, ben 4 milioni, ed era questo un finanziamento che era possibile richiedere ed ottenere solo ed esclusivamente in partnership, in collaborazione con una federazione sportiva. Era quindi è stato importantissimo da qui la scelta della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, di scegliere a Pesaro di realizzare un nuovo centro federale. Quindi Pesaro sarà la sede della nuova federazione, un investimento questo da 4 milioni che ci consentirà di intervenire sul primo piano della piscina di Via Togliatti di Pesaro, e andremo anche a realizzare una nuova palestra, quindi con uno spazio dedicato anche a una sala pesi, nuovi spogliatori e quindi un blocco servizi a supporto della palestra, ma anche, come dicevo, tutta una serie di spazi invece nel piano primo della piscina, ambulatoriali, fisioterapici, e quindi a supporto proprio della realizzazione della nuova sede della FIP. Una grande opportunità per Pesaro, che quindi per la quale Pesaro è sempre più città del basket, città dove si respira la pallacanestro, e che persino la federazione ha riconosciuto e ha premiato con questo importante investimento che andremo a realizzare nei prossimi mesi. E ora apriamo la pagina del carnevale, perché proseguono gli appuntamenti del secondo weekend. Domani arrivano in città il maestro Michelangelo Pistoletto e l'astronauta Paolo Nespoli. Sabato sera invece torna la Notte dei Colori in centro storico, e domenica la seconda sfilata dei carri e mascherate lungo Viale Gramsci. Allora, di tutti i particolari li sentiamo nel prossimo servizio. Archiviata la prima domenica di sfilate, occhi puntati al prossimo fine settimana con altrettanti appuntamenti legati alla manifestazione più antica e dolce d'Italia, il Carnevale di Fano. Tre i momenti che quest'anno l'ente carnevalesca ha dedicato all'evento: tutti i venerdì, gli eventi culturali e laboratori al Palazzo Bracci Pagani, il sabato feste e veglioni, mentre la domenica le grandi sfilate. Questo primo pomeriggio di venerdì invece spazio e divertimento con il veglione dei bambini, andato sold out, mentre alla sala della Fondazione Carifano è stato presentato il libro dedicato al carrista Paolo Furlani, intitolato L'incanto della scultura, con annessa mostra di bozzetti e opere del carrista.
Il programma prosegue poi sabato con il torneo di touch rugby al campo Falcone e Borsellino alle 14.30 per poi proseguire con l'arrivo a Fano di due ospiti, il maestro Michelangelo Pistoletto e l'astronauta Paolo Nespoli. Alle 17.30, nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano, si svolgerà l'incontro aperto al pubblico tra l'artista e l'astronauta. La giornata di sabato si concluderà poi con il ritorno della seconda edizione della Notte dei Colori. La sera, dalle 19.30, inizia la Notte dei Colori, la seconda edizione di questa festa in centro storico, una sorta di notte bianca dedicata al carnevale, dove ci sarà dalle ore 21 una sfilata di carri con getto di dolciumi per arrivare poi in piazza con i ragazzi del Carnage e super ospite Dario Rossi fino a tarda notte. Quindi grande festa per concludere il weekend con le grandi sfilate di domenica. Oltre al Carnevale dei Bambini, alle ore 10 lungo Viale Gramsci, alle ore 12 terminerà con arrivo alla Darsena Borghese il Carnevale in Sup, per poi proseguire alle ore 15 con la sfilata dei 13 carri allegorici. Intanto, già a partire da sabato sera, la caserma Paolini verrà chiusa e le auto al suo interno dovranno essere rimosse. Per chi uscirà dalla manifestazione potrà rientrare ai percorsi mascherati tramite un timbro accompagnato dal biglietto di ingresso. Novità invece per chi possiede i pass. Ovviamente questa settimana abbiamo raccolto dei suggerimenti, abbiamo aperto due varchi dedicati a chi ha i pass, uno in via Roma e uno alla palestra Venturini, all'altezza della palestra Venturini, quindi i disagi che si sono creati per questa motivazione questa settimana non ci saranno. E domenica 12 febbraio l'associazione FIAB Fano Forbici, in collaborazione con l'ente carnevalesca, organizza la pedalata in Girsal Vulon, spazio alle bici, da Fano a Pesaro e ritorno, per portare agli amici pesaresi il saluto e l'allegria del carnevale con la distribuzione di dolciumi e di volantini del programma della manifestazione. Il ritrovo sarà alle ore 9 al Pincio di Fano, con partenza prevista alle 9.15 per la pedalata in maschera lungo la ciclabile che collega Fano a Pesaro, con arrivo previsto alle ore 10.30 in Piazza del Popolo. Lungo il tragitto si unirà il gruppo di Pesaro 30, che allestirà un banchetto per la raccolta firme per promuovere il progetto dei 30 km orari alle strade cittadine, a cui aderisce anche Forbici. Invece giovedì grasso al Cinema Politeama di Fano verrà proiettata l'anteprima nazionale di Non aprite quella sporta, il nuovo film scritto, diretto e interpretato dai comici del San Costanzo Show. Dai, finalmente siamo qui a promuovere il nostro nuovo film comico Non aprite quella sporta. Abbiamo fatto una visione per pochi, una visione privata, ed ecco uno degli spettatori che lo ha visto in anteprima. Prego, venga. Eccoci qua, buonasera a tutti, ai telespettatori del Telefano, vi saluto a tutti, molto piacere, io mi chiamo Mirko Ioni, però ecco, se sta brutto che non si può dire, mi potete chiamare Ioni Mirko, però... il concetto ha capito, no, è quello, tanto uno il nome che ha capito, mi chiamo Mirko Ioni, quello è. Niente, volevo dire, allora il film l'ho visto, ragazzi, veramente questa volta avete fatto un colpaccio, è il film della vostra vita, veramente. Beh, funziona tutto, la regia, la storia, la musica, te proprio hai capito, te prende, io non veramente è un film sensazionale, bellissimo. Ma dove l'avete girato? L'elicottero, la scena con l'elicottero che atterra in l'acqua, ma quello con le barche che scendete nella spiaggia con i mitra a salire la spiaggia, tutti i proiettili, ma dove l'avete girata? A Ponte Sasso, quella? Dove l'avete fatta? Non c'è nessuna scena. Con i proiettili, tutta la spiaggia. Non c'è nessuna. Metaurilia, cos'è? Non c'è nessuna scena con l'elicottero, con i mitra in spiaggia. Che film ha visto lei? Ma non è il film, non è cosa salvate il soldato coso, salvate, come si chiama il soldato, salvate il soldato coso, ma no, e non aprite la spiaggia, e non aprite quella sporta, è il film, che film ho visto? Ha visto un altro film, ma ho sbagliato, allora ma dove mi avete mandato? Non l'ho visto io, sto Non aprite
Jeffrey! Sì! Sono Rosa della Cecca! Sì, signora, buonasera! Quella ha visto il film sbagliato! Il nuovo film del San Costanzo Show si chiama Non aprite quella sporta! Brava, lo dica forte! Dica piuttosto lei, quando è che si può vedere questo film? Ormai ci siamo, perché tra poco è giovedì 16 alle ore 21, c'è la prima al Politeama di Fano. Di che mese? Adesso, febbraio. E è poi giovedì grasso! È giovedì grasso! Allora porto le castagnole, va bene? Vabbè, per tutti, brava, così maniamo tutti. Aspetti, perché poi c'è anche il venerdì 17 febbraio alle ore 21, sempre a Politeama. Sabato 18 invece a Pesaro al Teatro Sperimentale, doppia proiezione 19:15 e 21:15. C'è a Pesaro più grossa, è vero, doppia. Ma la settimana dopo, sabato 25 alle ore 21, sempre al Politeama di Fano, e domenica invece 26 febbraio alle ore 17 pomeriggio. Alle 17, bene, così porto tutte le vecchie, ma lì del paese. Perché loro la sera dopo dormen. Dai, bene. Vi aspettiamo numerosi. Io non vi voglio disturbare adesso sto siparietto, sì. Però andate a vedere pure Salvate il soldato Coso, che è veramente un bel film. Vabbè, quello dopo. Che spara in tutta girata a metà Aurilia. No, adesso stiamo promuovendo il nostro, Non aprite quella sporta, non è che uno dice vada a vedere anche l'altro. È bello, è più bello il nostro, fa più ridere tanto. Fate come vi pare, andate a vedere il film che vi pare. No, è il nostro, promuovendo il nostro. Non è che uno dice andate a vedere l'altro. Non aprite quella sporta. Non aprite sta porta. La sporta. Aprite sta porta. Vi aspettiamo. Ciao giovedì, belli, ciao venerdì, ciao. 25, 26, 27, un sacco di giorni. Il nostro sito sancostanzoshow.com. Tutti le date al cinema, giorni. Via, va aspettan. Uno sto promuovendo, ma no, promuoviamo il film nostro. Lei di... E vi ricordo che domenica sera, 12 febbraio, saremo in diretta nei nostri studi alle ore 21 con il programma In Viaggio col Foulon per commentare la seconda domenica di Carnevale con ospiti in studio. Lunedì sera invece torna Primo Cittadino, il sindaco ospite di questa puntata è quello di Fano, Massimo Seri. Per intervenire in diretta è possibile telefonare a questi numeri oppure inviare messaggi WhatsApp al nostro numero di redazione 338 49 68 250. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa Occhio ai giornali insieme a Massimo Foghetti. Noi invece ci rivediamo domenica al Carnevale di Fano. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.